Claude Lévi-Strauss. L'antropologo Claude Lévi-Strauss è stato colui il quale, grazie all'impiego del modello della linguistica strutturale di de Saussure nelle indagini sulle strutture della parentela e sui miti, e con anche le sue teorie generali sul concetto di struttura, ha più di ogni altro contribuito all'espressione e alla diffusione di quello che è stato definito strutturalismo. Lévi-Strauss nasce nel 1908 a Bruxelles da genitori francesi e vive a Parigi, ove si laurea in filosofia nel 1931. Nel 1935 Lévi-Strauss si trasferisce in Brasile e vi resta fino al 1939. Compie spedizioni in Amazzonia e nel Mato Grosso. Nel 1939 Lévi-Strauss torna in Francia, ma si rifugia successivamente negli Stati Uniti. Qui insegna a New York, entra in contatto con l'antropologia americana e stringe un rapporto di amicizia con Jacobson. Rientra in Francia nel 48 e nel 50 insegna all'École pratique des hautes études. Dal 54 insegna antropologia sociale al Collège de France. Nel 73 viene eletto all'Accademia di Francia. Le opere più rilevanti di Lévi-Strauss sono le seguenti: Le strutture elementari della parentela del 49, Tristi tropici del 55, Antropologia strutturale del 58, Il totemismo oggi del 62, Il pensiero selvaggio del 62 dedicato a Merleau-Ponty, Mitologiche, Il crudo e il cotto del 64, Dal miele alle ceneri del 66-67, L'origine delle buone maniere a tavola del 68. Ancora, L'uomo nudo del 71, Antropologia strutturale 2 del 73, Lo sguardo da lontano dell'83. A giudizio di Lévi-Strauss, la linguistica di Saussure rappresenta, sono parole di Lévi-Strauss, la grande rivoluzione copernicana nell'ambito degli studi dell'uomo, anche se poi sullo sfondo degli studi di antropologia di Lévi-Strauss troviamo saldamente la scuola di Durkheim. Durkheim aveva evidenziato come i fenomeni socio-culturali non fossero spiegabili come espressioni di istinti o di scelte individuali volontarie e consapevoli. Al contrario, i fenomeni socioculturali, dice Durkheim, debbono essere spiegati in termini di rappresentazioni collettive. Perfino un gesto individuale all'apparenza come il suicidio, per Durkheim si spiega in chiave sociale. I concetti fondamentali della religione, come Dio, l'anima, lo spirito, il totem, hanno dunque la loro origine nell'esperienza con cui gli uomini sentono la forza e la maestà del gruppo sociale, e sono dunque il prodotto di una specie di mente collettiva. Questo punto è ben metabolizzato da Lévi-Strauss. Sulla scorta dello studio delle rappresentazioni collettive, l'allievo e nipote di Durkheim, Marcel Mauss, aveva individuato nel suo saggio sul dono del 24, a fondamento dello scambio arcaico, il triplice obbligo, radicato nella mente umana, triplice obbligo composto dal dare, dal ricevere e dal restituire. Vale a dire un principio di reciprocità da cui dipendono i nessi di solidarietà tra gli individui e i gruppi, grazie allo scambio di doni pregiati. Sono temi ben presenti nell'opera di Lévi-Strauss, in particolare nel suo testo fondamentale, Le strutture elementari della parentela. Lo scopo di questo testo è di individuare la logica che sottostà ai sistemi di parentela al di là della loro eterogeneità. Detto altrimenti, Lévi-Strauss nelle strutture elementari della parentela vuole individuare la struttura invariante rispetto alla quale tutti i rapporti di parentela non sono se non modificazioni. A fondamento di tutti i sistemi matrimoniali, dice Lévi-Strauss, vi è la proibizione dell'incesto, proibizione che dunque rende impossibile l'endogamia. L'impiego di una donna, vietato all'interno del gruppo parentale, diventa disponibile ad altri. E in grazia della proibizione dell'incesto si rende possibile lo scambio di un bene pregiato, le donne, tra gruppi sociali, e dunque diventa possibile lo stabilimento di forme di reciprocità e di solidarietà che rendono possibile la sopravvivenza del gruppo. Ebbene, queste relazioni invarianti e necessarie sono fondamentali in ogni società ed è alla loro luce che diventa possibile studiare le diverse forme che guadagnano le relazioni di parentela. Diventa dunque possibile ravvisare due categorie fondamentali dei sistemi matrimoniali: quello a scambio limitato, tra cugini, di tipo prescrittivo, e quello a scambio generalizzato, di tipo preferenziale.
proprio come la geologia, ma anche come la psicanalisi e come il marxismo, ma poi soprattutto come la linguistica, anche l'antropologia può in questo modo farsi scienza in grado di cogliere le strutture profonde, universali, atemporali e necessarie, al di là della superficie caotica degli eventi, che è sempre mutevole e ingannevole. Ma poi anche al di là della parvente arbitrarietà degli elementi che strutturano ogni società. A queste strutture si perviene non per il tramite della descrizione meramente empirica delle diverse situazioni fattuali, si perviene invece a queste strutture grazie alla costruzione di modelli. I modelli sono sistemi di relazioni logiche tra elementi su cui si può poi compiere una serie di esperimenti, cioè di trasformazioni. E in tal guisa diventa possibile individuare ciò che si sottrae all'immediata osservazione. I modelli non presentano mai una corrispondenza perfetta con la realtà, ma non sono nemmeno meri costrutti meramente soggettivi o dotati solo di valore metodologico. Al contrario, questi modelli di cui parla Lévi-Strauss presentano un valore oggettivo, dacché adombrano le strutture che formano lo scheletro logico della realtà. A queste strutture paradigmatiche si perviene dunque non con la descrizione meramente empirica delle varie situazioni di fatto. Bisogna invece, diciamo così, lavorare con il concetto, andando al di là della semplice fattualità. Questi modelli, dicevamo, non hanno mai una perfetta aderenza con la realtà storica, di cui pure sono l'ossatura. La struttura non è semplice forma, dice Lévi-Strauss, la struttura è il contenuto stesso colto in una organizzazione logica concepita come proprietà del reale. Una disposizione di parti rappresenta una struttura allorché è un sistema presieduto da una coesione interna, la quale si manifesta nel momento in cui se ne studiano le mutazioni, non storiche, ma secondo regole logiche. Grazie a questo studio diventa possibile ravvisare proprietà simili in sistemi che all'apparenza sono differenti. Per poter definire una struttura bisogna collocarsi, come fa la linguistica, nella sfera delle regole grammaticali e sintattiche, non già su quello del vocabolario, cioè degli elementi singoli. In tal guisa, la struttura di cui parla Lévi-Strauss si distingue radicalmente dalla struttura sociale, messa invece a tema dagli antropologi britannici. In primo luogo Alfred Radcliffe Brown, per i quali essa non è se non l'insieme di relazioni sociali che sono empiricamente osservabili tra gli individui, che ne consentono poi il funzionamento e la fissità. A giudizio di Lévi-Strauss, invece, il fenomeno empirico è solo una combinazione logicamente possibile di elementi. Per poter spiegare il fenomeno empirico è duopo ricostruire in via preliminare il sistema globale di cui esso è solo una variante. Dalla scuola di Durkheim, Lévi-Strauss mutua l'idea della natura psichica dei fatti sociali. I fatti sociali sono sistemi di idee oggettive, vale a dire di categorie che nel loro insieme rappresentano lo spirito umano nella sua universalità. E però questi sistemi non sono elaborazioni consce, sono invece inconsce. Il fondamento ultimo è offerto dallo spirito umano inconscio, che si estrinseca per il tramite di modelli strutturali della realtà. Lo scopo dell'antropologia allora diviene la contemplazione dell'architettura logica dello spirito umano al di là delle sue prismatiche e plurime manifestazioni empiriche. Ormai divenuto una celebrità, una vera e propria star, Lévi-Strauss trascorre la seconda metà degli anni 60 per realizzare un grande progetto, i quattro volumi di studio dal titolo Mythologique, mitologiche in italiano. In questo studio Lévi-Strauss prende in esame tutte le variazioni dei gruppi del Nord America e del Circolo Artico e lo fa esaminando, con un metodo squisitamente strutturalistico, il nesso di parentela tra i vari elementi. Nel 71 Lévi-Strauss porta a compimento l'ultimo volume di Mythologique e nel 73 viene eletto dall'Académie française uno dei più grandi onori per un intellettuale francese. Il triangolo culinario di Lévi-Strauss ha una sua importanza fondamentale ed è al centro delle mythologiques. Possiamo dire che questo triangolo culinario basato sul crudo, sul cotto e sull'importanza del cibo per l'antropologia permette a Lévi-Strauss di comprendere appieno l'elemento del cibo che diventa fondamentale per l'antropologia.
Anche quando ormai si è ritirato dalla vita pubblica, Lévi-Strauss continua a pubblicare occasionalmente meditazioni sull'arte, sulla musica e sulla poesia. E se intervistato, racconta le reminiscenze della propria vita. L'attività inconscia collettiva tende per Lévi-Strauss a privilegiare una logica binaria, vale a dire una logica che edifica categorie per il tramite di contrasti o opposizioni binarie. Per quel che concerne la lingua, la fonologia ha adombrato come alla base del sistema dei suoni significativi vi sia un ristretto numero di sistemi di contrasto. Questo stesso tipo di logica determina anche la costruzione dei miti. A giudizio di Lévi-Strauss, i miti non sono espressioni di sentimenti o di spiegazioni pseudoscientifiche di fenomeni naturali o riflessi di istituzioni sociali. I miti non sono neppure privi di regole logiche. Com'è possibile allora spiegare il fatto che i contenuti dei miti sono contingenti e appaiono arbitrari, eppure presentano forti somiglianze nelle diverse regioni del mondo? A giudizio di Lévi-Strauss, la risposta sta nel fatto che il mito è espressione dell'attività inconscia dello spirito umano e si struttura a suo modo come un linguaggio. Come la funzione significativa di una lingua non è direttamente connessa con i suoni, ma alla maniera in cui i suoni sono connessi tra loro, analogamente anche i miti sono composti da unità costitutive minime, unità costitutive minime le cui combinazioni avvengono secondo precise regole e danno luogo a unità significanti. Dunque i miti non sono creazioni meramente individuali e il compito di uno studio scientifico dei miti risiede nell'adombrare non come gli uomini pensino ed edifichino i loro miti, ma, sono parole di Lévi-Strauss, come i miti si pensino negli uomini e a loro insaputa. Le basi della riflessione mitica si pongono a cavaliere tra le immagini connesse alla percezione e i concetti. Sicché il pensiero mitico resta connesso a immagini, ma operando con analogie e paragoni, può dare origine a generalizzazioni e può altresì costruire nuove serie combinatorie degli elementi di base che restano costanti. Di queste strutture il pensiero mitico si avvale per generare un oggetto che abbia l'aspetto di un insieme di eventi, vale a dire di un racconto. Segnatamente il sistema mitico e le rappresentazioni che esso crea, generano correlazioni tra condizioni naturali e condizioni sociali ed elaborano un codice che rende possibile il passare da un sistema all'altro di opposizioni binarie pertinenti a questi piani. Il materiale è dato dalle classificazioni, ad esempio le classificazioni di animali e di vegetali, che, dice Lévi-Strauss, hanno tanta parte nel pensiero primitivo. Queste classificazioni non sono soltanto legate all'esigenza pratica di rendere possibile un miglior soddisfacimento dei bisogni, nascono invece dall'esigenza intellettuale di introdurre un principio di ordine nell'universo. Per questo Lévi-Strauss rivendica, nel suo testo Il pensiero selvaggio, l'esistenza di un vero e proprio pensiero anche nei primitivi, un pensiero che ha fondamento di ogni pensiero e non è una mentalità prelogica, come aveva in passato sostenuto Lucien Lévi-Bruhl. In particolare Lévi-Bruhl parlava di un pensiero prerazionale dei selvaggi. A giudizio di Lévi-Strauss, invece, l'unica differenza è data dal fatto che il pensiero selvaggio, come si esprime anche nei miti, è più connesso all'intuizione sensibile e dunque è più attento a fare salva la ricchezza e la varietà delle cose e a memorizzarla. L'ultimo capitolo del pensiero selvaggio si pone come una vera e propria polemica severa contro la critica della ragion dialettica di Jean-Paul Sartre. Definendo l'uomo sulla base della dialettica e della storia, Sartre ha privilegiato la civiltà occidentale, ha di fatto isolato la società occidentale dagli altri tipi di società e dai popoli senza storia. In Razza e Storia, Lévi-Strauss aveva riconosciuto che ogni società vive nella storia e muta, ma che diversi sono i modi in cui le varie società reagiscono a tutto questo. Le società primitive hanno subito trasformazioni, ma in seguito sono in grado di resistere a queste modificazioni. Dunque sono società fredde, hanno un basso grado di temperatura storica e la loro storia è profondamente stazionaria. Le società primitive si differenziano dunque dalle società calde, come quella occidentale, ossia le società che sono permanentemente in divenire e contraddistinte da una capacità cumulativa. Le società calde hanno come costo della loro instabilità i conflitti. Lévi-Strauss spera in una integrazione tra questi due generi di società e tra le corrispondenti forme di cultura e di pensiero. In particolare, Lévi-Strauss rigetta ogni forma di etnocentrismo,
Ogni cultura realizza solo una o alcune delle potenzialità umane. Ciò vuol dire che è necessario liberarsi da ogni forma di umanesimo e di storicismo. Bisogna allora rigettare l'equivalenza tra le nozioni di storia e di umanità, come invece fa Sartre, criticato da Lévi-Strauss. La storia, dice Lévi-Strauss, è solo una delle scelte possibili che gli uomini sono nelle condizioni di compiere.